vi parlo di questa pesca in Italia chiamata trappolino. Io ho avuto la fortuna di andare in Nuova Zelanda, quindi ho visto applicare da coloro che sembra che l'abbiano inventata, la chiamano New Zealand Dropper. È una tecnica che rende là, senza quella tecnica potete anche scordarvi di prendere qualche pesce. Quindi è una concezione di pesca completamente diversa da loro, dalla nostra, acque diverse, quindi loro hanno dovuto adattare la tecnica al loro tipo di pesce, che è più grosso del nostro, più scaltro, nel senso che è più timido, molto meno pescato, e quindi la si pesca secca o così. Poi vi parlerò delle varie varianti che hanno anche loro là di pescare, perché ha alcune varianti questa tecnica. Questa tecnica noi qua in Italia la possiamo adattare a delle situazioni che definiremmo difficili. Arriviamo in una lama, il pesce sfortunatamente o fortunatamente, dipende sempre dai punti di vista, non bolla, però c'è, magari è un posto che conosciamo, cosa facciamo? Non peschiamo, saltiamo, andiamo oltre, speriamo che la lama sopra bollino, la lama sotto bollino, nel correntino mi diverto a ninfa, sì, uno può anche però per il gusto personale, alcune volte lo faccio per il gusto personale, incraponirsi e voler prendere il pesce in quella lama lì, perché comunque so che c'è, come posso fare? Il trappolino New Zealand Dropper è una tecnica che rende. Dopo, in base ai regolamenti della zona dove ci troviamo, dobbiamo adattare la tecnica. Si possono pescare con due mosche, tre mosche, ben venga. Uso la tecnica mettendo una mosca grossa, che poi vi farò grossa o piccola in base anche alla tipologia di ninfa che devo mettere, come indicatore, la connessione sotto, e attacco la mosca sulla curva dell'amo, oppure vi farò vedere vari altri sistemi molto più semplici in cui si può anche televariare l'altezza, magari più pratici, di cui uno l'ha inventato il grande maestro Palù, la paluana, anche se alcuni difetti, però ho trovato delle modifiche che possono rendere, almeno mi hanno reso, oppure andate in posti dove, senza andare lontano, Ponte Nossa è una mosca, Casnigo è una mosca, Camerata Cornello Brembo è una mosca. Come faccio a pescare? Si può pescare. I neozelandesi, premetto, loro pescano New Zealand Drop, non hanno la mosca e sotto la ninfa. Hanno il fiocco di lana di pecora, loro hanno tante pecore, e sotto le ninfe. Le ninfe. Due, tre. Quindi c'è anche da fare delle precisazioni. La tecnica non è quella che tutti crediamo, è un po' diversa. Sotto alcuni aspetti, poi bisogna capire quando usarla. Quindi partiamo dal caso più semplice, Ponte Nossa, che penso che è un posto che molti frequentano. Cosa faccio? Posso pescare con una ninfa? Possiamo andare da questo galleggiantino inventato per i tocchisti. Questo è già grosso, questo è uno 0,50, li fanno anche più piccoli, arrivando a questo che l'hanno fatto per la mosca. Tu infili il tuo filo, metti la tua astina, questo lo puoi mettere sul finale normale, poi attacchi la punta, metti la tua ninfa e peschi. Qual è il trucco? Regolare l'altezza, stimare bene l'altezza della zona dove stai pescando. Se il fondo è più o meno regolare, una buca, la stimi 1,5 metri, ok, tu metti almeno 1,40 m di fondo, un pelo in più di quello che ti serve, a meno che vedi il pesce staccato che mangia a mezz'acqua, allora ritari la montatura per un pesce che sta mangiando a mezz'acqua. Però normalmente, se il pesce è sul fondo, la montatura deve essere un pelo più lunga, non giusta, non corta. Alcune volte pesci spesso si alzano anche a prendere le mosche, ma non sempre quando mangiano in questa maniera. È più comodo così, anche perché c'è una deriva e perdete molta profondità. Poi, sulle attrezzature, perché poi molti dicono come faccio a pescare. È una tecnica che pesca tutto, dalla 7,6 alla 12 piedi, non c'è un limite. 12 piedi, grosse difficoltà nel lancio, anche la 11 e la 10, ottimo controllo della deriva, perché poi l'efficacia di questa tecnica è nel controllo della deriva. È come se noi pescassimo bolognese. Se derivo bene, è come far derivare una secca. Sotto la ninfa lavora bene, il pesce la mangia. Derivo male, vedrete sempre dei grossi rifiuti o i pesci che scappano. Scappano anche con questa tecnica. Se la mosca comincia a dragare sotto, una passata, due, alla terza gli dà fastidio, il pesce se ne va. In una lama, un pesce che se ne va vuol dire compromettere gran parte della lama. Poi, stavano dicendo, la 8 piedi va benissimo, molto più facile il lancio, molto più semplice la presentazione,
molto più difficile il controllo della passata, quindi non c'è quindi l'attrezzo ideale. Si può usare tutto dalla 7.6 alla 12. Il cane ideale è una 9 piedi, ci fai tutto, ci peschi di tutto, controlli bene le passate, quindi sei agevole. Stavo dicendo, questo è un tipo di segnalatore. Per me il più pratico in assoluto è questo. L'ho rubato ai pescatori al tocco. Questo è il segnalatore al tocco, con dentro il famoso granello di riso, che non è altro che un chicco di caucciù bucato. Tu infili il tuo finale qua, facciamone fuori uno. Praticamente sono uguali a questi, dopo vi spiego un'altra tecnica. Lo infili sul finale e poi questo lo teleregoli in base al fondo, quindi puoi variare sempre l'altezza, sei comodissimo. È un galleggiantino, va bene. Poi c'è questa forma, grandi, medio, piccoli. Adesso non ho avuto tempo di andare a raccattare tutti quelli che c'erano in negozio. Poi abbiamo il pitching float, penso che tutti lo conosciate, comodissimo, forse uno dei più comodi in assoluto. È un doppio adesivo, lo schiacciate sul filo, anche questo lo tiri su, giù. Questo è più modulabile, dura molto di più. Finito la pescata, questo lo butti via. Nel senso, o sei abile a mettere il doppio capio e quindi lo puoi reinserire, lo salvi, se no lo butti via. Comunque una bustina costa 3 euro, ce ne sono dentro 5 o 6. Insomma, non penso che peschiamo tutti i giorni, a troppo. Quindi si può anche buttarne via uno ogni tanto. Pitching float, varie forme, colori, pratico, comodo, leggerissimo, te lo tieni il giubbotto come questo. Questa è una cosa che magari pochi hanno visto, ho ancora delle serie perplessità sull'utilizzo, però per correttezza è giusto farli vedere. È un tubo in foam con dentro il rame, te lo torcigli intorno, dovresti tirar fuori, questo già è stato distrutto. Questo c'è ancora il rame che funziona. Te lo torcigli intorno e ti fai il galleggiante e lo tagli dalla lunghezza che vuoi. Qua è stato un esperimento, abbiamo sfilato il rame, difatti è buono per la pattumiera. Come lo fissi nel filo quello? Ha proprio il filo, cioè. Sì. Sì. Devi fare di forza. Lo ritorci, fatto. Pratico, praticamente ti fai su una spiralina, in base al peso della ninfa calcoli quanta superficie galleggiante ti serve. Premetto, per me pescare drop con ninfe palla 3-8, palla 3,5, palla 3, non so che significato ha, perché se ho una palla 3 vuol dire che o sto pescando in un mare, nel senso in una buca che non finisce più, e allora lasciamo stare, non è il posto per pescare a mosca, o è un correntone, anche lì ci sono sistemi, come ho detto, siccome ti ho già fatto un escurso delle varie tecniche ninfa, ci sono sistemi più redditizi, non perdiamoci a fare. Io sono arrivato a fare mosche galleggianti che sostengono ninfe anche da 3-8, ma perché pescavo con una doppia mosca con un sistema diverso, mi serviva una ninfa che portava giù la seconda mosca che pescava, quindi pescavo 3 mosche alla fine. È una cosa un po' diversa. Poi, quando si poteva pescare ancora con 3 mosche a Ponte Nossa, il pesce più grosso è venuto su e si è mangiato il trappolino che era grosso, che era un passero grosso così. Non ha mangiato né la ninfa né quella nell'altra, ha mangiato il corpo. Tutto relativo quando si pesca. Altro sistema è questo, che è derivato dal fiocco di lana di pecora dei neozelandesi. Adesso anche loro usano questo, si attacca al finale e attacchi sotto la mosca. Questo lo pettini un po', lo siliconi, sta su che è una bellezza, è a prova di ciechi, vari colori. Poi lo puoi accorciare, se lo vuoi un po' più piccolino, se non vuoi proprio una roba vistosa. Abbastanza pratico anche lui, però a questo c'è un sistema più semplice, prendi un pezzo di polyarn, che non so se ho portato stasera, però vabbè, diciamo così. Smontiamo il suo. Fate un falso nodo sulla vostra lenza. Prendiamo magari un filo colorato che rimane più visibile.
per tutti. Questo è un pezzo di backing, ma serve solo per la dimostrazione. Fate il falso nodo così, lo tiri dentro, così è come fanno i neozelandesi, questo è proprio tac, hai fatto il tuo fiocco, poi sotto attacchi la tua ninfa e tutto il tuo sistema pescato, senza stare a avere 300 R in giro, che devi smontarlo, apri, adesso vabbè, naturalmente non scorre come il nylon, per farlo vedere, te lo sfili fuori, tiri, il filo non rimane segnato, anche perché normalmente lo tendi a fare sul finale un po' più grosso, non lo fai magari sul tipo dello 010, il falso nodo, e ti sposti il tuo segnalatore, quindi questo è un sistema, anche questo pratico, puoi spostare il segnalatore e ti permette di avere tutti i sistemi pescanti sotto, se è una ninfa è una ninfa, se come ho detto peschi neozelandesi, loro alcune volte mettono questo, sempre sul Tongariro, che è uno dei fiumi loro più famosi, mettono questo, una girella da mare da 2 grammi sotto, a 50 cm un ovetto di salmone e poi attaccato sull'amo dell'ovetto di salmone una ninfetta. Quello è il loro sistema per prendere i pesci sul Tongariro. Sono quasi tutte rainbow, mangiano così. È un fiume con grossa corrente, fai fatica a pescare comunque in estico, tecniche più classiche, anche perché, ripeto, metto una girella a 2 grammi, quindi non è proprio un correntino che va via lento, a ninfa. Poi derivando dal mondo delle gare abbiamo dei limiti imposti, ma ho tolto quel sistemino qui e i pesci posso garantire che si prendono. Sempre stesso sistema, fiocco di lana, ninfetta magari palla 3 e dietro una ninfa magari con una, senza pallina, col fomo che svolazza. Rende, da loro, qua da noi ho fatto un po' di esperimenti, non ho delle risposte certe da darvi. Alcune volte ho fatto dei bei risultati in breggia, uno dei posti migliori per allenarsi a questa pesca, breggia. Altre volte ho preso proprio niente. Quindi anche lì c'è un attimo da capire un po' il sistema. Ultimo segnalatore, la pasta, la conoscete? Questa con il caldo la lavori, come tocca l'acqua che si raffredda, solidifica nel punto del filo dove l'avete messa. Funziona sì, funziona no. Non è male, però non è neanche il meglio che ho usato. Quindi, ma si trova, è della luna, è anche biodegradabile, non inquina. Funziona sì, qual è il difetto? Ogni tanto vedo il segnalatore che va da una parte e la mosca che è dall'altra parte, vuol dire che il segnalatore si è staccato e se n'è andato. Ecco. Però è vero, un barattolino continua a rifarla su, poi puoi modulare la dimensione in base alla ninfa, hai il vantaggio di poter modulare quindi i pesi, tanti giochini, però ripeto, comodissimo, dei dubbi, falso nodo con la fiocchetta di polipropilene che tutti abbiamo in casa per fare le nostre parachute, costo zero, forse il migliore. Dopodiché possiamo fare, dove si può pescare, delle mosche, al quale attacchiamo la nostra ninfa. Ho visto l'altra volta, ho trovato su il Severino, mi sembra, in Lambro, voi attaccate sulla mosca direttamente sul gambo dell'amo, che è la tecnica classica. Poi un po' di persone ci hanno pensato su, dopo vi faccio vedere fare le mosche, se noi facciamo una piccola asolina dietro, come sui popper da lampuga per attaccare il dropper, funziona meglio il sistema. Sulla mosca? Sì. Funziona molto. Nell'occhiello della mosca. Fatto anche quel sistema lì, si possono fare vari tipi di nodi, avere il sistema scorrente. L'ho visto in Nuova Zelanda quei sistemi. Dell'occhiello ho voluto io un sistema proprio con dei nodi per poter spostare anche la mosca sull'asse. Funziona. Praticità estremamente relativa, però se non hai voglia ogni volta di tagliare per rifare il pezzettino di filo perché la buca dopo è alta un metro in più o i 10 metri di buca dopo sono mezzo metro in meno, quindi devi accorciare il sistema, con quel sistema che faccio io poi faccio vedere, sleghi, sposti, richiudi, è fatto. C'è chi pesca in maniera più sbagliata che secondo me si può concepire, montatura da ninfa, sul bracciolo stacco, ci attacco la mia secca e sotto lascio la ninfa, perfetto, quello è il non pesca, nel senso che avete una mosca che fa quello che vuole. Il fondo non l'avete neanche regolato perché vi avete adattato una montatura che già avevate, quindi se la buca è più alta o più bassa. Dovete sempre aspettare che il pesce sia molto compiacente, nel senso che venga lui da voi,
quindi non è un sistema pratico, quindi io non lo faccio. Poi con delle mosche ben fatte vi posso garantire che avete circa il 50% di abboccate sulla mosca o sulla ninfa, perché la ninfa fa da deriva, come se fosse una barca a vela, alla vostra secca. La vostra secca scenderà molto naturale, dragando molto meno di quanto voi possiate immaginare, neanche se foste magliocco. E quindi spesso io ho notato, poi faccio delle parasciuttine, e ho quasi la stessa resa, nel senso avremo un 60-65%, poi va in base ai giorni, anche 70% sulla ninfa e un 30% sulla secca, ma a volte arriviamo quasi al 50%. Solo perché fa da deriva e l'assetto della vostra mosca è ottimo. L'unica roba, non mettere magari passeri, alcune volte gli piacciono, non sempre, non so, non è la mosca più gradita. Dicevi, Riccardo? La lunghezza del finale, qualsiasi finale va bene oppure... Sicuramente, allora, io sono pigro, quello che c'ho su uso, però quando ho il finale che uso da ninfa, che è stato modificato per portarlo a pescare anche a secca, che però parte da un asset di 4,50 m per pescare a trappolino, poi gli attacco il pezzettino dove attacco il trappolino, poi c'ho sotto il coso, mi trovo con una lenza da 6 metri, poi può essere bravo quanto vuoi a lanciare, può essere chi vuoi, ma la precisione ce la dimentichiamo. La mosca va come vuole, dopo magari in acqua il vantaggio di avere il filo fa 200 menni che fa una passata lunga, però secondo me un finale da 9 piedi è fino a mai, perché comunque trainate un sistema che ha un peso e ha un fastidio in aria, più è lungo il finale più perdi spinta, questo poi vi garantisco in aria è deleterio, non può. Se fa un attrito lo sentite fischiare, è uno spettacolo, fa tutto quello che non deve fare, lo fa questo. Poi dicono delle mosche che fanno elica, ma questo è una tragedia. Questo non ve lo dico, però in Nuova Zelanda pescano con la 9 coda 8, quindi non lo sentono. E là hanno altri pesci, fortunati loro. E quindi finale, secondo me, 7 piedi e mezzo, no, fine 9 piedi, è concepibile. Dopo, se uno per pigrizia su un 12 o un 15 non se lo vuole cambiare, non si può usare, sapendo di avere dei limiti di precisione, di difficoltà nel lancio. Becchi la valtellina col vento, sono problemi tuoi, diciamo. Perché tu dici che calcolate la profondità e poi lo fate più lungo? Almeno 10 cm più lungo. Perché cosa comporta questo, alzando più lungo? Perché tu, allora, se peschi correttamente, la mosca è qua, la corrente va così, la tua ninfa sotto è qua. Se tu hai l'altezza giusta, la diagonale ti porta la mosca molto più in alto di quello che tu devi avere. Perché in realtà la mosca secca deve sempre... cioè, molti pescano con la secca che va e la ninfa che traina. Mangia anche così il pesce, ma non è proprio la presentazione corretta. Lo strike indicator deve essere davanti o dietro la ninfa? In linea virtuale dovrebbe essere perpendicolare. Però siccome è difficile tenerlo, però è sempre meglio che sia leggermente dietro che avanti. Quando tu peschi a passata, non hai il cagnotto dietro o il galleggiante, ce l'hai sempre davanti. Questa, signori, giriamola come vogliamo, puri si storcono il naso, è come pescare a bolognese. Cioè, il galleggiante deve essere o in asse o leggermente indietro, se no il sistema non sta lavorando correttamente. Quindi il fondo deve essere leggermente di più, mai leggermente di meno. Poi ripeto, situazione in cui il pesce mangia mezz'acqua, devi essere tu abile a trovare i livelli. Ci sono dei sistemi alternativi, non mi ricordo come li chiamano gli inglesi, puoi fare delle, quando i pesci mangiano tanto così sotto il pelo dell'acqua, un bridge che capita spesso, o tanto così, fai la mosca col ciuffo. Attacchi un pezzo di filo e attacchi un ciuffo di polipropilene, il polipropilene ti fa da indicatore, la ninfetta lavora tanto così sotto il pelo dell'acqua, lei mangia, il ciuffetto scende e ferri. E alla fine pescare in drop. Sì, shuttlecock, mi sembra che lo chiamano gli inglesi. Sistema. Funziona molto bene. Normalmente non si va sotto i 20 cm, è già una misura estrema. Si usa in quelle superfici 5, 7, 8 cm sotto il pelo d'acqua, quando vedete quei pesci strani che ninfano, gobbano, non riuscite, in shuttlecock o ombrello di solito risolve molto la situazione. E alla fine è una variante di un trappolino, hai il polipropilene, il pezzettino di filo che si attacca alla mosca e quella che lavora sotto. In breggio è un altro sistema che rende.
avete qualche domanda, dubbi, chiedete, nel senso che più o meno la lunghezza della canna non influisce. Ti ho detto solo che la lunghezza della canna influisce in due cose: nella praticità, la 10 piedi mi permette di fare una bella passata morbida, ben condotta, controllando bene. La 7 piedi 6 sicuramente ho dei grossi limiti. 7 piedi 6 sicuramente mi vado più preciso, lancio meglio, trascino meglio la lenza. La 10 piedi, se poi magari con quelle moderne 10 coda 2, insomma, purché si dica il lancio è quello che è. Anche oggi ero a pescare con la 10 coda 2 con sulla triplo 0. Sì, ho preso anche pesce secca, però il piacere della pesca è un'altra cosa. C'è sempre da capire quello che uno vuole ottenere. Prendere il pesce divertendosi o col piacere della pesca, e allora adatto. Io porto sempre due canne in macchina. Se i pesci bollano veramente, io prendo la canna secca, mica sto lì a ammazzarmi con la 10 piedi, perché devo far fatica. Ci sono degli attrezzi idonei e li uso. Quindi sul trappolino, ripeto, secondo me una 9 piedi, una 9-6, una canna universale, ci fai tutto, valida la tecnica. Finale, se è un finale standard, va bene. Poi ripeto, io sono pigro, il finale che ho su l'ho adattato per tutte le mie situazioni, so benissimo che sarò in difficoltà, però senti, perché ti arrangi. Perché riesci a agganciare la linfa alla sovrina che si fa sulla mosca? Lavora meglio, hai una ferrata più efficace quando il pesce ti bolla la mosca. Forse sulla ferrata? No, lavora anche meglio. Meglio? Sì, perché lavora staccata dall'amo. Però devi fare una mosca. Ma io faccio la parasciutto, ho sempre fatto per andare a pescare in torrente, l'ho modificata mettendoci la solina, va che è un bijou. Se poi fai il montaggio di roncallo, ancora meglio. Adesso ve la faccio vedere. Scusa, ma la solina la metti in asse con l'aso dell'angelo? Sì, dietro, adesso ve la faccio vedere. È una stupidata, però è una roba pratica. Dopodiché, come hai detto tu, ci sono vari sistemi. Prendiamo un amaccio grezzo, bello grosso, così lo vedete tutti. Prendiamo un bel 6. Io posso anche un filo giallo. Io posso anche entrare dritto nell'amo. Io ho fatto questo sistema, entro dritto nell'amo. Lo giro una seconda volta. Dopodiché qua ho la mosca, faccio 1, 2, 3, 4, 5, quando arrivo sulla curva creo il falso nodo, lo metto, chiudo e la mosca va. Il peso la porta giù, adesso questo qua è 0,25, è naturale che torna. Naturalmente questo è un buon sistema non su un amo dritto, su un amo groove, perché vi porta la mosca più sotto. Vi porta più in asse. Sull'amo dritto secondo me questo sistema è un po' fallace. Praticamente tu entri, puoi fare o il doppio giro o il giro singolo qua. Questa è una scelta se vuoi avere più freno o meno freno. Dopodiché tu fai il numero di giri che ti servono a strozzare, a rallentare la cosa. Essendo l'amo dritto devi portarti più vicino alla curva possibile, poi crei il falso nodo, lo porti sulla punta, lo chiudi e questa va via. Devo cambiare il fondo? Faccio così col dito, ho già liberato il falso nodo, tiro indietro, se ho fatto troppi giri non scorre, tiro dietro due giri, faccio scorrere e rifaccio il sistema. Ma scusa, così facendo danneggi il corpo della mosca secca? No. No? Perché lo danneggi? A parte, sto dando 0,25, sì, normalmente giri su uno 0,10. Per i nostri pesci purtroppo si pesca col 10 e col 12, perché i nostri pesci se metto sullo 0,20 che usano in Nuova Zelanda ti guardano e ti dicono settimana prossima. Se ho voglia magari ti mangio, se no evito. Altro sistema, prendo il filo, lo doppio. Scusa, tutte le echos che c'è sulla mosca lì? Passi sotto. Passi sotto. Quando tu esci qua, anche se è una parasciutto, gli passi sotto, non devi passare, non la leghi come un salame, cioè gli giri intorno a quello che hai, anche al ciuffo, gli giri intorno, se no fai un salamino. Naturalmente, sistema valido, sei capito, se l'eco è montata in verticale, lascia stare, perché gli devi passare, sistema la parasciutto, per intendersi. Altro sistema. Prendi prima di cominciare a pescare, prendi due capi,
Aspettate un attimo, devo ricordarmi il senso di entrata, perché anche questo sistema l'ho inventato tanto tempo fa, l'ho inventato perlomeno, io l'ho pensato io, poi magari in altre parti del mondo l'hanno già pensato 8 volte. Gli entri, prendi l'asola, la ribalti sotto, crei un altro falso nodo sull'occhiello, hai uno che scende dritto e uno che va via. Questo però vi garantisco che il filo si segna. Quest'altro sistema no, questo il filo ve lo segna. In breggia ho perso alcuni pesci notevoli perché per pigrizia poi di non cambiare il filo era segnato, ho spaccato, ma si è spaccato sulla mosca. Vedi, spaccavi, vedi la mosca che poi si staccava, galleggiava, andava via e il pesce era perso. Quindi state attenti. Altra puntualizzazione, se pescate con le parasciuttine, come ho detto, che vi bollano, stare molto concentrati, perché il difetto è che tu sei talmente concentrato a guardare la parachute che affonda perché ti aspetti la tela da sotto, che quando te la bolla distinto fa il pam, è spaccato, avete rotto tutto, avete lasciato il pesce. Allora io ho modificato, visto che tanto voglio un sistema doppio, metto il filo fine della ninfa sulla asolina che ho creato e magari 2 decimi o 4 decimi in più di filo sulla secca, in maniera che, siccome capita di dimenticarsi, di essere concentrati, ti scappa la ferrata, giusto per non lasciare via coppiole di mosche ogni passata, perché la tendenza è, tu sei talmente veramente sei concentrato, se provate qualcosa che succede, a vedere che affonda, quando bolla è come un attimo di panico e ti scappa la mano. Se tu hai fatto 0,10 0,10 è andato tutto. Se tu hai fatto 12 o 14 10, magari porti a casa qualcosa. Se io faccio 18 16, puoi fare anche 18-10, sicuramente il numero di abboccate sulla secca cala vistosamente, però sei sicuro che poi almeno una delle due mosche la porti a casa. Però non prendi niente. No, prendi sul trampolino. Il bello di quel sistema è quando è la coce, sì. Quando mangio sopra, quando mangio sotto. Il bello è quello, o come fanno loro, tu sei stato in Nuova Zelanda, che loro pescano tanto con l'indicatore e magari la doppia ninfa sotto con una più leggera per variare il sistema di pesca. È una pesca diversa, ripeto, qua da noi ho provato, alcune volte mi ha reso, altre volte no. Non sono gli stessi fiumi, non sono gli stessi pesci, quindi bisogna adattarsi. Ma per il gusto di sperimentare, sperimento tutto. L'altro sistema che ha inventato quel genio del palù è la paluana, che è un tubetto come questo di silicone montato su un amo. Poi si mette dentro il filo di pesca, io ne faccio avanzare fuori un occhiellino giusto per poi recuperarlo, poi tutto lo lascio dietro, faccio tutta la mia mosca, dopodiché te lo rego, tu te la metti via incartata così e te la usi quando la devi usare. L'unica roba, la paluana, è che tu dovresti modulare quanto stringi col filo di montaggio sul tubetto che ti dà lo scorrimento del filo all'interno. Non è sempre così automatico. Voi vi prendete un bel chicco di riso, di quelli che si usano per fermare i galleggianti scorrevoli al lago, lo mettete prima e anche se la paluana non è fatta perfetta, vi posso garantire che voi dove voi la mettete, questo sta. Banale, stupido come idea, però mi sembra, vedete quanto è piccolo, oppure ancora più semplice, un bel filo di seta e fate il nodo che si usava una volta per fermare i galleggianti scorrevoli. Quello non è neanche il problema, se ti sei dimenticato di farlo nel montaggio della paluana, te lo fai sul fiume, tac, nodo di filo di seta e fermate tutto il sistema, perché comunque ho provato a fare qualche paluana, adesso onestamente se mi chiedeste di farla penso che avrei anche difficoltà, a parte non ho qua il tubetto di silicone, secondo me. Però grande idea, però se sbagli veramente la pressione del filo, che è quella che dà la frizione sul filo, o scorre troppo o scorminga. Bisogna trovare il giusto compromesso, secondo me, senza farsi troppe seghe mentali, fai la tua mosca, controlli che scorre più o meno, poi se hai dei problemi o il chicco di riso o il nodino, risolto il problema alla base. Questi più o meno sono i sistemi, non è che è una pesca che richieda una scienza, tanta pazienza, nel senso che cominci, lanci, ogni tanto affonda o ogni tanto te la bolla. Non è scritto. Rende. Quando hai la bocca però sulla paluana, diciamo così, te la tiro in basso. La paluana sì. Anche il basso. La paluana sì. Con gli altri sistemi no, sta fisso. Quello che ho fatto vedere l'ultimo del falso nodo ribaltato,
qua ti distrugge proprio il filo, perché si strozza proprio, si strozza tanto. Secondo me il sistema più pratico è la parasciuta con le spire e il falso nodo finale, quello veramente si segna veramente raramente il filo, ti permette di modulare molto più spesso il fondo. Dopodiché, ripeto, hanno creato questi bei giochini, vanno, che sono uno spettacolo, non c'è da stare a fare nodi contro nodi, scervellarsi, lo metti, te lo regoli, peschi, si è abbassato il pesce, tiro giù, si è alzato, tiro su, questo è ancora più pratico, a parte la difficoltà di lancio, però guardate, queste qua sono grosse, queste sono proprio grosse. Questi sono indicatori da tocco, anzi questa qua addirittura, io arrivo dalla pesca a asticella, questo era un sistema per pescare a galla le trote che ho inventato, una corona da galla, quindi mi serviva un po' di peso, ne ho messe tante, le lanciavo e poi le facevo lavorare con una discetta, tu ne prendi una singola, sono comodissime, ci sono della metà di questo diametro, poi ripeto, uno che ha un attimo di voglia si compra il chicco di riso e se la fa a casa. Prendete i cilindri di foam che vengono per fare i bubi da laghetto, lo bucate, ci infilate questo col chicco di riso e avete fatto il vostro indicatore, lo fate della misura che volete. Altro sistema, che prendete le treccine, quel vecchio backing che si dava una volta in nylon trecciato, prendi i cilindri di foam da 3-4 cm, quelli da 2-3 mm di diametro, apri la treccina, lo infili dentro, lo chiudi, gli crei una doppia asola capo capo e le fai con un falso nodo, lo attacchi su e hai fatto un sistema pescante. Sistemi, potete sbizzarrirvi, non c'è un limite, non c'è veramente un limite. Anche questo non è che, questo con l'ago l'abbiamo infilato, tagliato il pezzettino e poi col falso nodo l'abbiamo fermato, e in più te lo puoi usare come indicatore a ninfa, questo è per ciechi. Non della Repubblica Ceca, però. Nel senso, la stessa cosa quando avevo parlato una volta dei segnalatori. I segnalatori li abbiamo fatti anche con questi per pescare a ninfa. Li abbiamo fatto infilati, non infilati, infilati, abbiamo fatto mille sistemi. Qua sta la vostra fantasia e alla praticità e alla voglia di provare a fare esperimenti e provare le cose. Quindi non c'è un sistema assoluto, un sistema migliore. C'è il sistema, come dico sempre, con cui ognuno di voi si trova meglio, si trova più pratico, cioè quello ci vede di più, quello ci vede di meno, quello che ti dico di fare quattro giri sull'amo e fare il falso nodo, dice non ci vedo niente, scordatelo. Quindi non c'è un sistema, c'è la vostra esperienza, la vostra praticità in pesca. Avete domande? La pesca è questa, purtroppo pesca trappolino o new deal and drop racchiude tutto qua. Non è salta galleggiante così, Fondamentalmente sì. Quando addirittura i neozelandesi pescano con questo, la girare a 2 grammi, l'ovetto e la ninfa dietro, stiamo realmente pescando, perché tu hai il galleggiante, il piombo e lo svolazzo col piombino in mezzo, piombino in mezzo l'ovetto e poi c'è la ninfa libera, stai veramente pescando a passata all'italiana. Quindi un altro sistema per fare la pallina sono palline di polistirolo. Sì, ma durano poco. Solo che durano poco. Durano molto poco. Però con il cilindro di foam sono lunghi 4 cm, ti tagli la cosa. Li fai passare l'ago, gli infili questo, tu questi li smonti giù dal corpo qua, gli infili dentro tutto il corpi, tutto il cavo in acciaio con il granello di riso. Poi lo infili dentro, lo tiri dentro a metà corpo, diventa come questo, lo fai passare, ma puoi fare, diciamo, galleggiantini, è brutta la parola, però di questo si sta parlando, molto piccolini e carini. Costo quello che ti costa andare a comprare chicchi di riso, perché i pacchettini di foam cilindrico costa niente. Poi ripeto, foam cilindrico non è che prendi un pezzo di ciabatta, lo tagli fuori e il risultato è ottenuto tale quale. Quindi poi lì sta, ripeto, a voi quanto uno si vuole sbizzarrire. Nessuna domande? Dubbi? Neofili, se c'era qui una avrebbe detto sistemino. Sì, li ho beccati a pescare in Lambro a lunedì all'apertura e pescare col sistemino.
Hanno preso anche dei bei pesci. Se non avete domande, dubbi, faccio un paio di mosche. Non sono riuscito a portarvi dei video perché fino a 2 anni fa di anche video americani ce n'erano quanti ne volevate, adesso sembra sparito tutto, probabilmente non è più di moda. Allora, parto da una mosca grossa che si usa in torrente, la potete... le mosche che faccio le potete montare come secche normalissime, sono nate secche e sono state modificate, quindi non hanno nessun problema di genere tipo a pescare pesci. Quindi, questa è una specie di sedge, fa un po' tutto. Una bella corda sedge. Una corda sedge. Te la lascio fare a te. Troppo cervo. Troppo cervo. E poi, onestamente, tutta sta galleggiabilità del cervo io non l'ho mai riscontrata in vita mia. Per me il cervo dopo un po' affonda, beve acqua quanto altri. Secondo me è una bella mosca fatta con una strisciolina di fondo girato su al posto del corpo rigato che rende un po' l'idea, funziona meglio. Questo qua è un battiscopa, è un pezzo di battiscopa. È un pezzettino del battiscopa. Di battiscopa. È un nylon del battiscopa che ho trovato in giro un giorno, ho provato, è resistentissimo. Ho notato che fino a drop del 12-14 non si spacca lui, si spacca il filo dietro. Allora l'ho adottato, è fine. Se no comprate il nuovo Barclay Crystal, che è il trecciato, lo fanno dello 006 in maniera che non vi fa volume sulla mosca ed è eccezionale per fare questo sistema, non si rompe mai, è precettato, quindi ha la sua rigidità. Questo dovete bloccarlo come se stesse bloccando. Avete mai fatto le mosche da camoliera? L'unica roba, se usate i trecciati lo bruciate all'estremità prima di è il trecciato, tutto quello che voi fate lui scivola, che è uno spettacolo, quindi se no vi si slega il nodino. Io scanso le equivoci, dopo quando torno indietro vi faccio un passaggino con l'attac ed è fatto. Vedete, una strisciolina di foam, galleggiano, possiamo averla via di mezzo. Adesso io sto adattando questo, pelo rifilata. Sì, anche la cera non vi va benissimo. Questa mi piace perché l'ho provata la prima volta sul mastallone, ci ho preso i pesci come secca, poi l'ho modificata. Di attacco, fermate tutto. Filo di costruzione che filo normale. Io normale. Uso del filo di costruzione normalissimo. Sei o no? No, io uso, sì, naturalmente non ho portato, uso l'UTC 70 denari. Adesso non ce l'ho qua, secondo me è uno dei migliori fili da costruzione in assoluto. Adesso ci sono delle nuove sete, c'è cioè la Visus e poi ci sono i Nano Silk che arriveranno in Italia a breve, dovrebbe Policari dovrebbe importarle. È un nuovo filato che hanno in Inghilterra, hanno un 18 zeri che tiene come un probabilmente 4 zeri di quelli vecchi, 18 zeri. Se non lo provaccio in giro un campione a casa, è veramente un cavo. Veramente, veramente un cavo. Fino anche esagerato. Se sbaglio
18 zeri. 018? No, 18 zeri e 18 volte. È 18 zeri. 0, 18, 18 zeri. E quanto è fine? Sì. È finissimo. Allora, calcola che questo, che sto dando 6 zeri, è un filo medio che usano tutti per costruire. L'8 zero è considerato fine, quello là è 18 zeri. E 10 vuole. E 10 diciamo, adesso non mi ricordo neanche. Ma se lo spavolo guardato. No, ha la tenuta che è più alta di un 4 zeri, non te lo posso garantire. A tirarlo a mano fai fatica a romperlo, così. Calcolando che se usi un 18-0 non stai costruendo una mosca su amo del 4-0 da mare, stai costruendo probabilmente una mosca su amo del 18, 20, 22, 24, quindi è un filo che usi con una logica. Se riesci a spaccare quel 18-0 lì, sul morsetto ti posso garantire che hai spaccato prima là. Io ho provato a tirare un normalissimo D04 o 103 BL per dire della Tienco con quello lì del 14, non si è rotto il filo, ho buttato via l'amo, l'ho piegato in due tirando così. Cioè di Policarpi di nuovo dovrebbe importarlo lui, adesso vediamo, perché sta lavorando con questi inglesi, però c'è da capire un attimo. Poi potete mettere sotto a chi piace un po' di cul de canarda, a me non piace perché fa solo pattone. Metteci un po'. No, un po' di cera. No, a me non piace il cervo tagliato e ritagliato. Dopo, tanto è tutta di fondo, dove vuoi che vada quella mossa qua? E questa invece galleggia più di una seggio. Dipende come fai tu le segge. Tu come le fai le segge? Quella di cena. Galleggia di più della tua, sicuro. Puoi scommettere una cena da cratto, lo scommettiamo subito. Sì, è in foam. Per tutti però, eh. Chiedono per tutti qua il club. Certamente. Nel senso, è foam, ha logica obbligata a galleggiare. Cioè, al cervo, al foam, sono due materiali teoricamente galleggianti, è obbligata a galleggiare più della tua. Dopo, se volete farlo star giù, il classico trucchettino con l'accendino. Adesso naturalmente, giusto perché chiedevi, non vuoi un po' di antro? Certo che ci mettiamo anche l'antro, vuoi farti mancare qualcosa su questa mosca. Deve essere catturante, galleggiare e deve vederla anche il pescatore. Questa fatta così, la butti in acqua, se sei in controluce è come non averla. Che amo è questo? Ma questo è un Doiku. No, ma che numero? In questo è un 8. Sì, ma è strano come forma. Se ti basi sulle misurazioni normali non ti trovi con quell'amo qua. Tutti quegli anni qua artigianali ciechi non puoi andare sulla che numero. Devi guardarlo e dire va bene per fare la mosca che voglio fare io. Ciuffetto e poi. Quello per i ciechi. Questo è per i ciechi e poi, vabbè, cioè abbiamo fatto 30, facciamo 31, vogliamo farla un po' bellina che attira sti pesci o no? Infatti che già hanno un ciechi. Vogliamo attirarli un po' questi pesci oppure no? No, c'è più ciechi, ma è vero cazzo. No. È giusto. Io li metterei una più manifagiata. Ma c'è la. E poi due o tre giri di paura. Non l'ho visto io.
Questo diciamo un ibrido, è una mada mix in fome cerba, diciamo una rivisitazione. Questa vi posso garantire che la mangiano, eh? Sì, verso scale, giro, verso scale. Se andavo in aereo, di più dita, adesso vado a piccare. Il ciuffetto poi, anche questo ve lo regolate come più vi piace, l'altezza che più vi piace. Non... Io le taglio molto rasi, mi serve proprio il punto d'occhio. Quello ti regge una linfa della palla 3 tranquillamente. Sì, sì. Diciamo questa è una mosca per torrente. Mosca semplice, tempo di realizzazione bassissimo. Posso garantire che piace. Nei torrenti potete farla anche più piccola, eh. Ho fatto anche per farla vedere una mosca che facciamo le mosche dei puffi, poi con la telecamera diventa anche difficile vederla. Io uso quello lì, il crema e il marrone. I colori che mi ha reso è sul crema e marrone. Verdi faccio proprio le cavallette. Altro montaggio, però lì è proprio sono scelte, non c'è una regola. Ma farla anche con colori un po' argenti, no? Tipo giallo, arancio. Ma allora questa dovrebbe essere una sedge. È una specie di sedge, quindi io questa la faccio in quei due colori che ti ho detto. Può farla anche grigia, se è un bel grigio. In tutti gli altri colori faccio altre robe. Posso anche farvele vedere. C'hanno poco a che spartire con una mosca. Cioè, se tu la guardi ti chiedi cos'è che ho fatto. E io ti dico, non lo so, però la mangiano. Non puoi neanche considerarla terrestre alcune che faccio. Non è di considerare degli alieni, non hanno né capo né coda. Però finché i pesci la mangiano, a me non grossi problemi non me ne faccio. Sempre sul fiume e torrente stai parlando, o laghetto? No, qua stiamo parlando solo tutto di fiume e torrente. Questa invece è la parasciuttina che puoi usare sul fiume, anche sul fiume di piano, dove c'è magari un pesce un po' più intelligente, un pelo più smaliziato, non proprio che di bocca buona, come dico io. Allora la puoi fare. Scusa, e la linfa l'attacchi a quella zolina di dietro? A quella zolina dietro che vedete. È comodo, è pratico, non hai bisogno di stare a fare, se lo vedete anche su questa è molto più pratico. Anche il nodo l'attacchi? Potete vedere l'anello sotto? Clinch nodo normalissimo. Allora, è quello che ho detto prima. Il giusto bilanciamento, non posso pensare, lui mi ha chiesto che peso di ninfa posso mettere al massimo una pallina 3, ma è veramente un limite. Io normalmente non ho mai superato la pallina del 2,5 quando pesco a trappolino, a meno che ti metti a fare quelle pesche particolari, come ripeto, in Nuova Zelanda, in cui il pesce è diverso, richiede un altro tipo di pesca. Allora stiamo andando su un'altra cosa. Io penso che non interessa più una roba che possa servire a noi qua in Italia, quindi vi faccio vedere robe. Dopo, capito il concetto base, da lì puoi modificare tutto quello che ho detto, tutti i sistemi come vuoi, in base alla situazione, al paese dove ti trovi. Però avere una base chiara, un'idea chiara di quello che stai facendo, secondo me è il tutto.
per dire, adesso c'è un... questo, prendiamo sempre il nostro spazzolino. Lo scopettone. No, sono i battiscopa. Allora, se volete si può mettere anche la coda, è una raffinatezza. Io nelle mie personali la metto. L'unico trucco è scendere col filo di montaggio un pelo sulla curva e abbassare il culetto dell'asola, in maniera che poi monto le code normali. La puoi lasciare anche più dritta per avere comunque un effetto, cioè aiuta a galleggiare di più la mosca, perché comunque è più alta la superficie di appoggio. Un goccino d'attack ci sta sempre bene. Ecco, la solina potete farla come volete, però fatela in una misura dignitosa, cioè non fate. Questione semplicemente di terminologia. Secondo per noi il battiscopa è lo zoccolino, no? Che si mette lungo i muri, no? Cosa intendo per battiscopa? C'è quelle delle porte per uscire, con le spazzoline. Ah, quella roba con gli spazzolini che stanno sotto. Ho capito. Filo da pesca va bene, secondo me questo dura un po' di più, poi ripeto, usate il trecciato. Ma dove prendi il ferramento? No, ce n'è un giro pezzo per casa. Ce ne sono dentro talmente poche che costruiranno mosche anche i miei figli se le vorranno fare così. È talmente poco. Lo svantaggio e il vantaggio di quelle cose lì è che è talmente poco che ce le costruiscono anche i miei figli. Allora, e poi fate il corpo normale, normalmente lo faccio in polipropilene, oggi mi è rimasto qua solo il pelo di lepre perché fuori di far ninfe ormai c'è la deformazione. Potete rigarlo, non rigarlo. Sto pensando. Io normalmente su questa mosca non faccio con le parasciughe normali, rimango un pelo più al centro dell'amo e metto un'ecole sovradimensionata. Poi prendo un pezzettino di foam, penso che questo montaggio lo conoscete, il montaggio di Roncallo, quindi non è. Ne prendiamo un altro, il pezzettino di foam. Lo bloccate, dopodiché sempre per i ciechi, per aver galleggiabilità, uso l'Aero Wing, che è uno dei migliori polipropileni che ci sono. Lo fanno pagare un po' troppo, però diamo atto alla qualità del materiale. Un ciuffo bianco laterale e un ciuffo rosso al centro. Queste sono robe da secchisti, dove sono tutte robe che dovreste sapere meglio di me. Una Ecos la prendo piuttosto chiara, in maniera che se anche la sovradimensiono comunque non dà troppo fastidio. Non faccio troppi giri. Tanto è l'appoggio che mi basa. Sì.
la sovradimensione o pena, non è che la... Adesso ne sto elaborando un altro modello usando il Razor Foam da avvolgere sul corpo, però non l'ho ancora testata, quindi non ve la vendo come buona. Devo essere sicuro che supera i due pesci. Sì, un'altra cosa cui tengo molto le mie mosche è che durino più di due pesci. Purtroppo anche in commercio, quello che si compra, ci sono tante mosche che durano veramente due pesci. Dal mio punto di vista non sono grandi mosche. Il toracino normalmente in questa glielo faccio in Ice Dub il Peacock, ma oggi ho solo quello scuro. Vediamo. Nei 200. L'ago è sempre un 8? La? No! Questa qua sarà un 14. È un 6. Hai visto questo? Un 6 cieco. Sai che ce l'hanno con te, con Riccardo. Le nuove leve sono così. Il tema della parasciuta l'avete già visto, sì. No. Ha inventato il grande Roncarlo, secondo me per fare i trappolini, lui non lo sa, ma ci ha dato una grande mano. Adesso usiamo sto gira Ecos con il quale sicuramente romperemo l'Ecos. Passiamo a quello che magari costa un po' di più, una soluzione. Di quali giusti ci hanno colpito? Due giri bastano. Dove? Però guardate, mi sa che ti è scappato un giro. No? No. Ho girato il filo di montaggio, poi ho rigirato le corse assieme per non fare che quando la taglio mi scappa via. Come ogni tanto la parasciuta tende a scappare indietro. Se fai all'ultimo giro, glielo giri intorno e poi giri assieme tutto. Dopo avrai due peli che ti avanzano sotto e gli dai un colpo di forbice. Quindi ormai l'ho permesso. Questa la mangiano bene. Poi questa
Questa la potete fare, togliete il ciuffo in polipropilene, semplificate tutto con questi bellissimi cilindri nero e rosso, bianco e rosso per ciechi. Scegliete la misura, fantastico. Due passaggi in meno. Questi ci potrebbero fare una mosca. Lo strozzi a metà e gli fai un giro d'ecos. Finito. Finito. Mostruoso, la mangiano. Sempre perché io ho una mia idea su come mangiano i pesci. L'hai fatta senza coda, perché quando gli attacchi il filo rompe le trave, che cosa? Sì, io le mie le faccio con la coda, però effettivamente quando attacchi il filo è facile che annodi anche le code dentro nel coso. Quindi questa è la più pratica, se la devi usare come trappolino. Dopodiché puoi fare tutte le varianti che vuoi, complicarti la vita come vuoi. A me piace vederle con le code, le faccio con le code. La zolina la faccio la metà di quella lì, ancora più piccola, così ho anche il problema di infilarci dentro il filo. Sono scelte costruttive, ripeto. Faccio vedere la base delle idee, dopodiché uno... In America addirittura la zolina la fanno davanti e dietro. Fanno una zolina davanti, una zolina dietro, entrano col filo sulla zolina davanti per non entrare nell'occhiello. Poi fanno il torsiglione e spesso la zolina dietro, fanno un falso, una roba, sì, una roba che onestamente non, ripeto, mi sarebbe dovuto trovare il video e farvelo vedere e poi sentire cosa ne pensavate. Secondo me bisogna andare a scuola di ingegneria per farla con la mosca lì. Hai fatto una zolina proprio minuscola, eh? No, la faccio più piccola sulle mie. Sì. Lo fai tirare dopo, se non chiaro non la vedo. 0-10-0, vai. Ci sono anche dei buoni puristi. Ci fino a 10-12, 9-25. Va bene. Nel senso. Abbiamo chiuso la serata. Se volete, no, ripeto, avete domande, volete dire qualcos'altro, roba ce n'è qua. 10 mesi, 40. Posso costruire quello che volete. Non è che è un argomento di cui possiamo raccontare le barzellette, no? È una pesca abbastanza basilare. Perché dici che fare una zolina dietro un po' più corposa? Ognuno può farla come vuole, può provarla come vuole, non penso che vada a inficiare sulla cattura della trota. Anzi, più la fai grossa, più aumenta la superficie d'appoggio sul fine dell'acqua, quindi più galleggia. Sicuramente deve avere una proporzione con la mosca, non posso fargli un cappio. Allora, ripeto, io l'ho fatta come piace a me. Ti dico, per me è quasi un pelino grossa, poi da lì ne puoi fare 200 variabili che vuoi, 200 varianti che vuoi, non c'è un limite. E usare un nylon o un filo un po' più grossino, no? E allora, questa mosca deve galleggiare. Ma c'è il foam, sta su, no? Questa è una mosca molto equilibrata, con la pallina del 2,5 sei molto al limite. Se già la metti in una corrente un po' troppo comincia a sbilanciarsi, è una mosca che lavora in alcune condizioni. Più tu gonfi il corpo, più materiale metti, più beve acqua, più pesa, più perdi in funzionalità della mosca. È una mosca che io ho cercato di semplificare i passaggi, i materiali che metto per portarla al limite. Adesso questa era dimostrativa, non l'ho fatta come le faccio io, mi sono ancora più tirate perché mi serve avere il massimo di galleggiabilità. Se devo perdere in galleggiabilità, allora cambio il sistema di montaggio. Ho detto adesso sto provando a studiare, adesso non ce l'ho qua. Con Razor Foam mi faccio il corpo direttamente in foam, poi lo rigo col filo per dargli la limitazione. Non so, lo sto provando perché il Razor Foam è finissimo. Uno da montare è un disastro, nel senso che se non stai attento a come lo tensioni ti rimane in mano. Si rompe subito il Razor. Secondo me l'idea migliore sarebbe usare ancora un foam da 2 mm montandolo, tirando bene, che resiste un po' di più alle sollecitazioni. Il corpo rimane abbastanza bozzo, paura poi che anche il suo efficacia in pesca perdi. Lì alla fine è un bilanciamento tra una mosca che deve galleggiare, fare da trappola, nel senso fare da sostegno alla ninfa sotto, ma funziona anche la mosca sopra. Io ho cercato un equilibrio su tutte queste cose, quindi ho trovato una mosca che a me mi dà i risultati sopra e sotto. Ogni tanto la lascio in bocca ai pesci perché sbaglio, però devo fare un Chernobyl sopra e con attaccato. Faccio l'altra che avevo fatto vedere,
la posso modulare sulle taglie che voglio, posso usare il 3, il 2, il 5 mm di foam, aumentando lo spessore posso garantirvi che tiene su il mondo. La modulazione la scelgo io. Quella, ho spiegato il motivo per cui è fatta così, è una mosca che divide le abboccate tra lei e la mosca sotto, perché la mosca sotto gli fa la deriva e lei non draga, e non so perché al pesce gli piace, non so cosa ci veda, ma al pesce gli piace. Ma, no, ma è come la fa lavorare sotto, al pesce gli piace e la mangia. L'anno scorso ero in Pioverna, ero lì in una lametta, erano appena finiti di pescare 4-5 signori a secca, io li ho visti da sopra, hanno preso 2-3 pesci. Ho stato su, ho montato quel sistema lì, stavo provando delle mosche nuove, tutti i vari esperimenti che ho fatto. Loro erano già in macchina e cominciavano a cambiarsi, gli ho fatto 14 pesci uno dietro l'altro. C'è il televisore. Erano lì che mi guardavano, dicevano a secca, io gli dicevo sì. No, no, sì, ne ho prese anche a secca, ma ne ho prese tante sulla ninfa, tante a secca, ma loro non hanno capito come le prendevo. Allora a secca però hanno avuto il problema che gli stessi pesci che a me mi bollavano alla prima passata, loro neanche li salivano su mosche bellissime, presentate bene, perché li ho guardati pescare, pescavano bene, mosche messe di bene. Il trappolino sotto faceva lavorare la mosca in una maniera diversa, a me la bollavano, a loro no. E ripeto, le loro mosche ben fatte, la mia un passerotto buttato là. Ma com'è? Infatti, quindi a Gigi gli ho raccontato che 2 anni fa a Piateda avevo montato una click camera con sotto una ninfa. I temoli sono venuti su a prendere la click camera. Cambia il sistema, allora io cambia proprio come lavora la mosca. Allora ho detto, ma perché devo pescare con la ninfa sotto? Tolgo la ninfa e non, è più e non ho più preso temoli, perché vuol dire che il peso della ninfa... La ninfa entra nella corrente e vi tiene la ninfa. A voi non sembrano, esistono i micro dragaggi che non li vedrete mai. La ninfa vi porta, vi fa la deriva, vi tiene la mosca sopra, settata sulla corrente giusta. Se tu poi fai mending e la lasci passare naturale, va giù, estremamente naturale. La difficoltà della pesca in Pioverna, anche se sono trote grandi così, sapete qual è? Che le pescano tutti e che ne vedono di tutti i colori. In Pioverna non c'è la mosca che prende. I miei amici ogni tanto mi chiedono, mi dai la mosca, tu ne prendi tante, qua io dico no, la mosca, apro la scatola, scegli. Ma cos'è? È come gliela metti in Pioverna. Tu fai una passata come va fatta e la trota sale. Tu puoi avere la mosca più perfetta del mondo, ma la passata non è come lei lo vuole, la trota non sale. In Pioverna sulla secca è una gran palestra, perché le trote saranno piccole, avranno tutti i difetti del mondo, ma sono selettive sulla passata. E Pioverna non è un torrente che ha 300 correnti, non è un torrente di quelli che ti fa dannare l'anima, dici sta dragando perché lì ci sono 700 serpentine d'acqua. No, sembra piatto. Però la mosca, se non va giù con i colori, loro non salgono. Tu gli metti il trappolino e come per incanto, io l'ho scoperto anche io sulle mie spese, un giorno ero lì come detto lui, a secca non mi salgono, non mi salgono, non mi salgono. Tre trotelle, poi sì. A un certo punto dico, proviamo a lanciare questo benedetto trappolino, l'ho appena trovato una zelanda. Una, due, tre, tutte e tre sulla secca. Tutte e tre sulla secca. Allora mi sono cominciato a fare delle domande, ho provato ed effettivamente fa la deriva. Ma questo lo vedi anche, in estate usiamo un sistema di pesca ninfa in cui mettiamo sul bracciolo la sedge bagnata, come viene detta, o delle sedge in foam. Se tu peschi in deriva, quella ti si allinea, la ninfa te la trascina e te la mette in allineamento nella corrente. Sai quanti pesci salgono a bollartela? Non le prendo più sulla ninfa, le prendo tutte sulla sedge o su quella mosca che ho messo, perché la ninfa fa la deriva. È una roba che ho scoperto con la pratica, non me l'ha detto nessuno, vedendo, provando. Te la fa scendere così invece che il resto. Questo non vuol dire che è la risoluzione di tutti i problemi che avete quando pescate a secca. Molte volte aiuta, non è la risoluzione, non è che uno dice non riesco a prendere il pesce a secca e attacco il trappolino così mi allinea la mosca e lo frego. Probabilmente lo freghi, però è come quelli che pescano i temoli a scendere, e lo so anch'io che è facile prendere i pesci a scendere, anche le trote. La differenza è che il temolo è stupido, bolla in avanzamento così, quindi a scendere lo ferro prende ancora. La trota che bolla sul suo asse, ferrandola in discesa, molto spesso la sbaglia. Però a pescare a scendere a secca è difficile far dragare una mosca, ti devi impegnare. Però non è, per me, per conto mio, non è pescare a secca, è un ovviare al fatto che non riesco a prendere col pesce. Poi si può fare. Lo stesso il trappolino, lo metto, mi ovvia che non sono capace di non far dragare. È un segno di debolezza. Ma la lunghezza del filo varia in base? Te l'ho detto, io calcolo, guardo, c'ho un metro, stimo un metro,
Poi te lo regoli con gli stivali, ti guardo l'acqua. Cos'è? Faccio 10 cm in più, 15 cm in più. Meglio che tocchi la mosca sul fondo, che passi troppo alta. Sì. Pesce mangia giù. Quindi sono 2 metri di fondo, gli fa 2 metri 10 di... Sì, con 2 metri... 2 metri 10 di fondo, onestamente, fatevi una domanda, una ninfa palla 2,5, 2 metri 10 di fondo o lo 0,10? Secondo voi quando è che io arrivo sul fondo? Quando sono in fondo? Probabilmente quando sto alzando per rilanciare. È quello che sto dicendo, nel senso, c'è un... Ho spiegato, questa tecnica ha dei limiti, in tutto c'è il buon senso nell'utilizzo, non possiamo pensare di pescare delle profondità siderali. Prima parlavo con voi a tavola, io vado a pescare in Roia. Roia è un fiume dove i pesci si prendono anche a ninfa, fondamentalmente si prendono bene a secca e a ninfa vista. Perché a ninfa vista e non col trappolino? Il trappolino è eccezionale in Roia, peccato che metà delle buche sono alte 2,5 metri, 3, però l'acqua cristallina le vedo giù, le trovate 2,5 metri, le pesco a vista. Mi è più semplice, ne sbaglio molte di più, perché il trappolino affonda, tu ferri, il pesce c'è, a vista tu vedi il bianco della trota, tu ferri, non è detto che ci sia. Perlomeno io ne sbaglio. Non è detto che quando affondo il pesce c'è, magari affondo perché la mia. No, nel Roia, intendo dire, tu vedi il pesce, hai fatto il lancio, hai calcolato tutto, affonda, ferri, c'è. Sì. A vista, onestamente, c'è gente più brava, magari riesce. Io ne prendo tanti, ma ne sbaglio veramente tanti di pesci. Ci sono tanti trucchi da vedere a vista, su come la trota ha mangiato. Alcune, quando apre, normalmente apre le pinne. Quello è un segno che ha mangiato, gli vedi il bianco della bocca, quello è un segno che ha mangiato. Alcune volte usi il trucchetto, invece di mettergli la ninfa qua, che è, puoi vedere che l'ha presa in bocca, magari a 1,5 metri di profondità, altro che essere occhio di falco, magari gliela metto a 10 cm e la faccio scartare. Però anche quando ha scartato, cosa fa così? Il momento esatto in cui ha mangiato non ce l'hai. Perché vedere quando apre le pinne, che è il momento esatto in cui ho mangiato, è una frazione di secondo, dopodiché lei ha sputato. Ma si sposta, non normalmente, se tu gliela metti, io tendo a metterla di fianco per vedergli il bianco della bocca e il movimento della pinna. La vedi quando la prende, però questo non vuol dire che io arrivo giusto con la ferrata. Garantisco, slamate e sbagliate una buona parte. Poi è una pesca bellissima. Oggi per esempio il lambro molte le ho pescate così, si vedevano, anche perché l'acqua era troppo. Non c'era, l'hanno portata via tutta oggi l'acqua dal lambro. Quindi dico, usare il buon senso, 2,5 metri di fondo, metti questo, metti una ninfa pesante che ti porta in pesca velocemente, metti una seconda ninfa attaccata alla prima a svolazzo. È l'unica soluzione per ovviare a quella buca lì, non andare giù con una montatura semplice, secca, trappolino 2,5 metri e sono buttato via tanto filo e tanto tempo. E invece con il caso come ad esempio oggi hai pescato lì sul lago con poca acqua, come l'hai gestito? A vista. A vista o pescando molto lungo? Non eri in grotta? No. No, ok. Non serviva, nel senso se devo pescare in drop in un'acqua alta così, insomma. Cioè, allora il drop serve per un'altra cosa, se mi fa tenere in mente, no? Nei fiumi liguri, quando calano tanto d'acqua, creano delle lunghe lame dove tu non ti puoi avvicinare. Allora cosa fai? Fai una micro ninfa, che non deve fare molto rumore, metti la tua secca e peschi 15 metri sotto. Tu non disturbi il pesce, arrivi su e peschi in drop e lo prendi così. L'unica maniera per ovviare a un problema, anche se l'acqua è alta così, è un problema tecnico che non puoi avvicinarti al pesce. Però l'altro vantaggio dei fiumi liguri, cos'è? Il loro pesce è più bello del nostro. Tu tiragli una secca che te lo bolla. Sei fuori, non c'è bisogno di stare a inventarti il trucchetto o di buttargli il drop per fregarlo. Sono molto più aggressive come trote. Se vai in trebbia, in aveto, roia, tu tira la mosca e il pesce viene a bollarlo. Io in roia ho fatto salire pesci da 2,5 metri, non in attività. Tu gli tiri una seggia e loro vengono su a prenderla, non se ne fanno grossi problemi. Tipologia diversa di pesce. Però. Per dire, tu vai in lambro, becchi una giornata come oggi, sei in difficoltà, non sai pescare a ninfa lunga, a secca comunque oggi non è che proprio essero al massimo la collaborazione, c'era schiusa, ma bollavano su 40 fiume che ne bollavano uno ogni tanto. Fai il trappolino, nelle lamette, se c'è fuori hai fatto tutto bene, presentato bene, 90 su 100 un cadavere.
la linfa, la scelta della linfa influisce zero. La scelta della linfa influisce sul peso. Se sbagli il peso è sbagliato tutto. Il colore della linfa, quant'altro? No. Cioè, qualsiasi colore va bene. Oggi pescavo con una linfa di questo colore. Ma usi magari anche reverso gigante. Eh? Linfa, la usi anche reverso gigante. Poi adesso sto usando il perdigones. Oggi ne ho fatto uno col filo di montaggio, adesso non forse ce l'ho. Il Globrite rosa di questo colore per fare un esperimento per i temoli domenica in Valtellina. Lo mangiavano anche le trosse. Vabbè, altre domande? Ragazzi, non ha, la trotta non ha un gran tempo di scelta. E secondo me io continuo a avere l'idea che non vede tanti colori, vede le tonalità. Difatti, che se tu gli metti la bianca e nera, la bianca e marrone, o tutte le mosche che sfalzano in piccolare, tutte le mosche che funzionano alla grande. Perché? Vede il contrasto, secondo me non vede nient'altro la trota. Su una mosca poi, da drop, che sono mosche su uomo del 18, 20, 16, magari scaricato di peso, di pallina, in base alle condizioni di acqua che hai, a quello che sta venendo il pesce. Non è che sta anche a farla raffinata, se gli arriva giù giusta la tira su. La cosa più difficile oggi dell'ambro era non rompergli le scatole, perché come gli arrivai addosso, queste andavano via. Ti obbligano a pescarle lunghe, in una buca magari c'erano dentro quattro pesci, ma ne prendevi una, afferravi la prima, le altre si schiacciavano sul fondo. Ci ho provato a star lì mezz'ora, aspettare che rientrasse in attività con la canna in mano, poi fare due passate in infavista, ma non mangiavo. Dunque, 10 metri, eh? La decina di metri? No, oggi stavo usando una coda nuova francese, che è una 000 particolare, che ti permette con di pescare col filo, ma è una coda. Però pescavo almeno a 5 metri avanti a me, 5-6 metri avanti a me. Sì, non è, sicuramente non è stick. Gli davo proprio. No, perché a vista. Beh. No, perché? No, vedere. Allora, vedere il pesce, oggi siamo un ragazzo con me, dopo un po' a fine giornata ho imparato a vederli. Vedere il pesce è come cercare i funghi. Io sono andato un sacco di volte a cercare i funghi con i veri fungiatta. Dicono lì, cosa, e te lo raccolgono in mezzo ai piedi. No, io devo vedere la boccaglia. No? E oggi era molto facile, il fondo era nero, l'ambro è proprio una schifezza adesso, il fondo era nero. Quella come apriva la bocca, vedi una roba bianca, modello semaforo, e diventa molto facile. Poi ripeto, puoi usare il trucchetto, non sei obbligato a mettergliela qua, sei bravo se la metti qua, però vedere anche che mangia è una sfida, perché poi lama piatta, ok, vedi tutto. Lama con le correnti, di aspettare lo specchio d'acqua, devi aspettare il momento in cui ti fa il giro d'acqua che crea lo specchio che tu vedi sotto, ti crea la finestra, se no non la vedrai mai la trotta di sotto. Poi c'è il colpo d'occhio, a quel ragazzo gli ho insegnato, oggi il fondo, ripeto, era grigio scuro nero, le trotte sono grigie. Dopo un po' che insistevo ho imparato a capire dove erano le trotte, alcune volte mi ha indicato dei sassi, però altre volte erano trotte. Cioè devi cominciare a trovare il segnale che ti indica che può essere un pesce e poi allenarti a vederlo. Non è facile. Io vengo dalla scuola della Valtassina. Là ci sono tra i più grandi pescatori al tocco, nel senso che sono forti perché loro vedono i pesci, più di tanti altri in Italia. È un vantaggio nelle loro gare. Io vengo dalla loro scuola, ma hanno insegnato quando ero piccolo, quindi ho allenato l'occhio, ripeto, come il fungiato. È allenato da quando è piccolo a trovare i funghi. Lui vede quello che tu non vedi. Io vedo qualcosa che tu non vedi. Dopodiché mi focalizzo, aspetto la finestra nell'acqua, se sono sicuro che è un pesce gli tiro. Poi alcune volte sbaglio, tiro dei sassi. Altre volte non tiro dei pesci che erano lì, non vediamo tutto, eh. Però bisogna allenarsi, provare a fare delle prove. Secondo me questa stagione è la stagione migliore per imparare a pescare a vista. Il fondo è scuro e i pesci sono proprio delle righe grigie, le vedi. Oppure se escono, appena escono dalla tana, oltre a essere nere, quelle dell'ambro hanno ancora le macchie, sono come la Mediterranea, hanno le macchie gialle. Ti ricoloriamo. Quindi vedi delle arenature gialle in mezzo alla riga grigia, capisci che è un pesce. Pesce rosso, calasso. Questa è una roba in più, esula dal discorso della pesca